facendo come partito a livello nazionale. In un periodo in cui i giovani sono tra coloro che risentono maggiormente della crisi, con tanti anche laureati gravati dal dramma della disoccupazione e di molti oggi prevale sfiducia nella politica, l'ex ministro della gioventù Giorgia Meloni del PDL tenta di infondere speranza. Nel suo recente libro intitolato Noi crediamo racconta alcune storie positive di giovani conosciuti in questi anni di attività politica che con coraggio e determinazione sono riusciti ad affermarsi. Ad Agrigento l'occasione è stata il primo di una serie di incontri organizzati dal settore formazione del coordinamento provinciale del PDL sul tema diritto al futuro, l'impegno del PDL per i giovani. Un impegno, ha affermato Meloni ai giornalisti, cui hanno fatto seguito numerosi provvedimenti. Chi sostiene che il governo Berlusconi non ha prodotto nulla di buono dice bugie ed una parte della stampa faziosa ha nascosto o disinformato. Questo è un governo che ha mobilitato nel disinteresse generale, perché nessuno l'ha raccontato, decine di miliardi di euro per i giovani, dai 9 miliardi che noi abbiamo investito per la prima volta sugli ammortizzatori sociali dei precari, non l'aveva mai fatto nessuno in periodo di crisi economica, solo il Ministero della Gioventù, guardi, leggevo ieri che Sarkozy ha tentato di rilanciare l'economia in Francia con 410 milioni di euro sull'occupazione, ecco il Ministero della Gioventù, che era un ministero senza portafoglio, da solo ne ha investito 300 milioni sulla disoccupazione giovanile, nessuno l'ha raccontato, noi siamo il governo che ha introdotto in pieno periodo di crisi economica la tassazione agevolata al 5% per chi avvia un'attività fino a 35 anni, che è la tassazione migliore che esista in Europa e vale per tutti per 5 anni. Meloni ha espresso inoltre il suo giudizio sul governo tecnico Monti ed il pacchetto liberalizzazioni. Governo Monti, noi lo stiamo accompagnando, sta facendo sicuramente un lavoro coraggioso, vedremo nei prossimi giorni anche sul tema delle liberalizzazioni, ma anche qui bisogna avere il coraggio di investire intervenire a 360 gradi e di partire insomma non dalla povera gente ma dai veri potentati, no? Cioè non si può partire facendo le liberalizzazioni come si tentava di fare sui taxi e le farmacie e non parlare di poste, di trasporti, di petrolio e di tutte le grandi concentrazioni che ci sono. Insomma, bisogna avere il coraggio di fare delle manovre, delle iniziative che siano complessive. Quale vuole essere l'intento del PDL di Agrigento attraverso questi momenti di incontro? Ma intanto far conoscere a tutti quello che è stato fatto dal governo Berlusconi, che non è poco e che purtroppo è poco noto, questo grazie a una certa stampa che si dedicava ad altri interessi piuttosto che a raccontare alle persone quello che veniva fatto, perché poi serve, cioè una legge a favore dei giovani, i mutui per le giovani coppie, sono cose che servono, cioè se non si conoscono poi non vengono utilizzate. E poi soprattutto descrivere quella che è la progettualità, il progetto politico, culturale, sociale, economico che ha il Popolo della Libertà in vista delle prossime elezioni che certamente saranno vinte dal Popolo della Libertà. All'incontro hanno partecipato i maggiori esponenti del PDL agrigentino. Argomenti caldi con loro sono le strategie politiche del partito in vista delle prossime amministrative ad Agrigento. Resta in piedi l'ipotesi primarie per la scelta del candidato sindaco e grande attenzione ai movimenti civici. Il 26 febbraio la riunione del coordinamento provinciale. Pensiamo a delle primarie di coalizione, riteniamo che sia uno strumento democratico che coinvolga il popolo agrigentino e che faccia sì che siano gli agrigentini a determinare chi dovrà essere il candidato sindaco. In questo momento guardiamo con grande attenzione anche a tutti i movimenti che sono nati in città, dai polis a Societas ad altri forum, per capire veramente, insomma, ecco, che questa indicazione possa venire dalla base, che possa nascere appunto dalla base, possa venire qualche indicazione e che la politica, insomma, molto francamente, onestamente, riesca a sposare una delle indicazioni che viene appunto da queste aggregazioni, da queste società. Bisogna lavorare, bisogna trovare momenti equilibrati, alleanze programmatiche e soprattutto persone credibili. Persone che vogliono dedicarsi esclusivamente alla propria città, rispondere ai bisogni della propria gente, ricordarsi che l'investimento che fa la città nei confronti del sindaco è un investimento serio e la fiducia dei cittadini non può essere tradita. Il 9% di disoccupazione giovanile in Italia, il 30...